Ragazzi, bentornati sul canale. Io sono Lucia e oggi parliamo di come andare negli Stati Uniti. Ho deciso di parlare di questo argomento perché mio fratello la settimana prossima partirà per gli Stati Uniti. Chi non lo sapesse, mio fratello fa ciclista e l'ha chiamato per una squadra americana. Quindi partirà per il consueto viaggio estivo, starà via una settimana. E il primo anno l'ho accompagnato anch'io perché era piccolino, andava in prima superiore, seconda superiore, adesso che anno fa? Vabbè, secondo anno delle superiori. E dall'altra parte del mondo i miei genitori non si lasciavano molto, non erano molto convinti a mandarlo. E tra l'altro, da un lato, dall'altro lato, io non ero mai stata negli Stati Uniti, quindi come non potevo cogliere l'occasione al volo, quindi ho deciso di andare e abbiamo organizzato il viaggio. Oltre a questo, io sto per partire per la Cina e non potevo fare un confronto su come si organizzano le modalità di organizzazione del viaggio. Un conto è andare negli Stati Uniti, un conto è andare in Cina. E io non pensavo, cioè sono veramente troppo comoda, abituata alle comodità che ci offre l'Unione Europea, che non dobbiamo preparare nessun tipo di carta per poter viaggiare all'estero, mentre quando usciamo dall'Unione Europea cominciano a presentarsi una serie di problemi, che però per gli Stati Uniti non sono così gravi. Il problema è per andare in Cina, per esempio, che io sono dovuta necessariamente passare tramite agenzia, perché altrimenti sarei andata fuori di testa, cioè dovevo andare a Roma o a Milano per prendere il visto. Quindi vabbè, per gli Stati Uniti è molto più semplice perché servono sostanzialmente 3 documenti. E voi direte: 3 documenti? Ragazzi, fidatevi, sono pochi. Primo fra questi è il passaporto. Se non avete ancora fatto il passaporto e dovete partire, fatelo, prenotatevi, perché ci vuole un sacco di tempo, un sacco di tempo. Cioè, se prenotate adesso ovviamente ve lo fanno tra 4 mesi. Ovviamente dipende anche un po' dalla città in cui vivete, le città più grosse ci si mette più tempo. Va detto però che se siete avete urgenza, in circa 20 giorni riescono a farvelo, però l'urgenza deve essere comprovata. Nel nostro caso il primo anno è stato un po' un casino e noi ce l'hanno fatto con appunto la procedura d'urgenza, e in 20 giorni, un mese, avevamo il passaporto, sia io che mio fratello. Ma è stato appunto un caso che deve essere adeguatamente motivato. Vabbè, a parte questo discorso, per preparare il passaporto dovete compilare un bel plico di carte, che se andate sul sito, se voi scrivete su Google, trovate esattamente tutti i documenti che dovete presentare, tra cui una carta, la vostra faccia, la vostra carta d'identità, ovviamente un modulo da compilare, che credo ci sia anche online. Vabbè, oltre a questo, io ho fatto anche, che consiglio di farlo caldamente, soprattutto se vi state organizzando un viaggio da soli, l'assicurazione. E l'assicurazione vi costa, l'ho fatta con la Lloyd, assicurazioni l'ha fatta online, spendete 80 euro per 2 persone, o per una, non mi ricordo più. Io ricordo aver speso 80 euro e vi coprite tutto il periodo in cui andate via. Il mio consiglio è fatela il giorno della partenza, non a partire dal giorno in cui arrivate, ma dal giorno proprio in cui partite e il giorno dopo che tornate qua, così siete sicuri. E appunto costa 80 euro, voglio dire, se già ne spendete 700 per andare almeno di volo aereo per andare negli Stati Uniti, 80 euro in più, cosa volete che siano. Il terzo documento molto importante, che però varia, è il visto. Allora, non avete bisogno del visto, ma avete bisogno di una semplice autorizzazione che si chiama ESTA, che potete fare online, solamente se viaggiate per affari oppure per turismo e per un periodo non superiore a 90 giorni, e avete già un biglietto che dimostra che ritornerete da dove siete venuti, quindi andate via dagli Stati Uniti. E in questo modo è molto 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 comodo, ragazzi, perché tramite il sito online, che è www.esta. Non mi ricordo, comunque se scrivete su Google ESTA vi viene fuori. Potete con 14 dollari comprarvi l'autorizzazione per entrare negli Stati Uniti. Semplicemente dovete compilare un modulo in cui vi chiedono se siete drogati, se volete spacciare, cioè cose molto basic, e dovete compilare un modulo e poi vi diranno se vi hanno accettato oppure no. Questo comunque non vi garantisce l'ingresso, perché poi quando sarete lì vedrete che uscite dall'aereo, nell'aeroporto, non è che non funziona come gli aeroporti dove siamo all'interno comunque dell'Unione Europea, dove prendiamo i bagagli e ciaone. No, lì bisogna, prima ancora di prendere i bagagli, ricordo ad Atlanta era così, a Washington non mi ricordo, bisogna passare e fare una specie di interrogatorio, cioè ci sono degli
degli ufficiali che vi faranno un paio di domande, chi siete, perché viaggiate, e quando vi chiederanno delle cose molto basilari vi prenderanno la foto della faccia, il dito, e inizierete a fare le vostre chiacchierate in inglese fin da subito, ecco. L'ESTA l'ha fatto, come ho detto prima, online. Mi raccomando, state attenti, che sono un sacco di servizi su internet e di siti che appunto offrono il servizio di farlo a posto loro e vi chiederò $70 tipo, e non ha senso spendere, non so neanche se sono effettivamente validi, ma a parte questo, basta che andate sul sito dell'ESTA e vi spiega tutto, proprio tutto. E non mi ricordo se c'è scritto anche in italiano, comunque in inglese, ragazzi, dai, insomma, è molto semplice in realtà. Quindi è necessario, quindi, che abbiate, facciamo un veloce riassuntino: il passaporto, l'assicurazione, io ve la consiglio caldamente, e il visto. Ovviamente, per poter prendere il visto è necessario a indicare anche dove starete, l'ESTA, che io lo chiamo visto ma non è un visto. Per avere l'autorizzazione è necessario non solo avere il biglietto di andata, ma indicare anche l'alloggio, vogliono sapere dove state. Spero di essere stata chiara e vi auguro buon viaggio. Sappiate che per andare in qualsiasi altro paese del mondo che sia fuori dall'Europa non è così semplice, perché appunto sto volendo per la Cina, magari farò un altro viaggio. E detto ciò, ci vediamo al prossimo video.